La Camera ha bocciato l'articolo 1 del rendiconto di bilancio, è finita con un 290 pari, la maggioranza richiesta era di 291 voti, con 290 voti a favore e 299 contrari, l'Aula della Camera ha bocciato il primo articolo del rendiconto generale dello Stato. Il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi era allibito nel vedere il risultato della votazione. Allarme della Corte dei Conti, la riforma fiscale non è coperta, tassare i beni reali. La riforma fiscale non ha copertura, anche perché parte delle entrate sono state usate dal decreto di agosto. Bisogna quindi tassare i beni personali e reali, evitando i tagli lineari alle agevolazioni che sarebbero recessivi. Lo ha detto il presidente della Corte dei Conti, Luigi Giampolino, alla Commissione Finanze della Camera. Liberata la nave italiana, i pirati si sono arresi. La nave italiana Montecristo è stata liberata grazie ad un blitz delle forze speciali inglesi, concordato tra il ministro della difesa Ignazio La Russa e il suo collega britannico Liam Fox. I pirati si sono arresi. Il Ministero degli Affari Esteri, che attraverso l'unità di crisi sin dai primi momenti ha seguito con massima attenzione la vicenda, in costante raccordo con il comando operativo interforze del Ministero della Difesa, ha espresso il suo forte apprezzamento per l'efficace collaborazione fra tutti gli attori istituzionali che ha consentito lo svolgimento della brillante operazione odierna.